Noi non siamo contro il circo in sé, ma contro il circo con animali. Riteniamo che gli animali non debbano essere utilizzati per effettuare spettacoli, per divertire le persone. Gli animali devono essere liberi, lasciati nel loro habitat e non costretti a fare degli esercizi assolutamente innaturali. Tra l'altro gli psicologi sono concordi nel confermare che gli spettacoli con animali e tutte le strutture di detenzione di animali non forniscono nessun aspetto educativo nei confronti dei bambini. Pensate di convertire il circo da circo con animali a circo con figure professionali, quindi soltanto acrobati? Al momento non è in programma. Perché? Perché essendo perfettamente in regola sia con la legge sia con la propria coscienza, non abbiamo nessun motivo materiale. Gli animali selvatici hanno il diritto di essere liberi, di vivere nel loro habitat naturale. Noi qui abbiamo degli animali sull'asfalto che si trovano in Europa, in Italia, in questo periodo col freddo, animali tropicali che non sopportano il freddo, e già questo sarebbe un maltrattamento. Vengono trasportati lungo e largo in questi camion, e anche questo è un maltrattamento. Al di là degli addestramenti, dei metodi che vengono utilizzati per addestrarli, questi animali sono prigionieri e anche questo è un maltrattamento. Siamo con Daniela Vassallo e adesso risponderà alle domande. Due minuti di tempo, rapidi. Perfetto. Quindi, a quanto ammontano i contributi statali ricevuti quest'anno tramite Fondo Unico per lo Spettacolo? 5 milioni di euro, non abbiamo preso 1000 euro, grazie Stato. Nessun circo italiano? Il sequestro è stato fatto 10 anni prima, perché all'epoca uscì una legge dove per mettere in regola con il CITES i grandi felini bisognava risalire al DNA dei nonni, che però non erano più in vita. Quindi il Corpo Forestale dello Stato di Bari ha consigliato: guardate, se proprio le volete tenere, l'unico modo per regolarizzarle è che noi le sequestriamo e vi facciamo affidatari. A Grosseto, per guadagnarci centri di recupero, hanno fatto un cambio di affidatario, senza contare che 2 anni fa ce l'hanno riaffidata di nuovo a noi, e perché l'avevano portata a Sasso Marconi. Per 10 anni l'abbiamo mantenuta noi gratis. Il centro di Sasso Marconi ci ha fatto una barca di soldi. Tradizione, i circhi innovativi già esistono e non è ancora nei nostri programmi. Noi non viviamo sulle spalle degli animali, siamo troppo in gamba per i circensi, perché non ci mantengono gli animali, perché noi siamo persone eccezionali e in gamba. Cari ragazzi, la domenica andate a trovare i nonni all'ospizio. Animali liberi! Animali liberi! Animali liberi! Animali liberi! Animali liberi!